small town with a very large imagination. Lay alone in his room with his radio on, looking for another station. But when the static from the mouthpiece gave away to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture. Un cordiale benvenuto da Daniele Scarampi a Cinemax, la rubrica di cinema. Oggi parleremo di Funny Games, un film di Michael Haneke, un regista austriaco, uscito recentemente nelle sale. Funny Games è di fatto un remake dello stesso autore Michael Haneke, infatti lo aveva già presentato nel lontano 1998 a Cannes ed era successo veramente un fattaccio, nel senso che il film fu giudicato assolutamente spigoloso e molto molto pesante, sia nell'interpretazione sia soprattutto nei contenuti. Michael Haneke ha avuto il coraggio di ripresentarlo, e quello uscito da poco nelle sale è il remake americano, come si suol dire. Un film che inizia già nel titolo con una sorta di ossimoro concettuale. Perché Funny Games? In realtà questi giochi divertenti saranno divertenti giochi di morte. E già questa sorta di ossimoro si intuisce nella prima sequenza, a mio parere veramente mirabile, dove durante l'introduzione ad una musica di sottofondo tratta da un'opera molto famosa, irrompe poi un altro brano hard rock molto forte che spezza quasi la serenità dell'inizio e ci fa capire improvvisamente quanto sarà poi duro il film. La trama, due ragazzini, poco più che quindicenni, si divertono a irrompere nelle case di famigliole americane e si divertono altrettanto, ecco dove sono i giochi di morte, a uccidere queste persone dopo una lunga agonia. Dopodiché passano da una casa all'altra e faranno mietendo nuove vittime. Un film criticatissimo perché qualcuno ha parlato dello spettro di Alex dell'indimenticata Arancia Meccanica di Kubrick, nato dalla pena di Barge negli anni 70. Di fatto lo spettro di Alex aleggia fino all'ultima sequenza, perché pare quasi che sia un leitmotiv che ha portato il regista austriaco a riprendere una tematica così spigolosa, ovvero la violenza fine a se stessa. Questo è il punto nodale. Infatti Funny Games, a mio parere, non è un film violento, o quantomeno non è semplicemente un film violento, è proprio un film sulla violenza. Violenza quando è esasperata e soprattutto quando è gratuita, immotivata. Ed è questo che ci ispira le nostre più inquietanti paure. Anche nel finale, quando i titoli di coda scorrono sullo schermo, titoli rosso sangue, tutte le nostre più ataviche, quasi paure, sembrano crescere proprio per questo motivo. Cast del remake americano eccezionale, perché accanto a Michael Pitt, che incarna molto bene il McDowell di Kubrick, c'è appunto Naomi Watts, chiamata My Lady Remake, proprio per la sua abitudine a continuare a fare dei remake, e Tim Roth, indimenticato protagonista delle Iene, che questa volta però da carnefice diventa vittima. Per ora è tutto con Funny Games, un appuntamento alla prossima puntata di Cinemax, un cordialissimo saluto da Daniele Scarampi. Looking for another station, but when the static from the mouthpiece gave away to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture show.